Buonasera Jim Benetto, col mio nome è come sempre Gabbore Play e quest'oggi sarò io a tenervi compagnia in questo nuovo ed entusiasmante episodio di VG News, l'unica rubrica che ogni martedì vi tiene informati su tutto ciò che succede nel mondo videoludico. Pochi giorni fa, domenica notte per essere più precisi, ci sono stati i VGX, ossia i Video Game Award, con un nuovo nome. Come tutti gli anni, nel corso della serata sono stati premiati i migliori giochi per ogni categoria, partendo dai miglior GDR fino ad arrivare al premio più importante di tutti, il Game of the Year. Bioshock Infinite, GTA V, Super Mario 3D World, The Last of Us e Tomb Raider. Questi i giochi che si sono contesi il titolo di miglior gioco dell'anno. Sapete chi ha vinto? GTA V. Ebbene sì, il titolo di Rockstar è riuscito a portarsi a casa l'ambito premio, nonostante le proteste di migliaia di giocatori. Ovviamente non si possono far contenti tutti, soprattutto quando si sfidano 5 giochi così ben fatti. Ma durante lo show non sono state mostrate solo le premiazioni. Infatti, molti sviluppatori ci hanno deliziati con nuovi trailer, date di uscita e addirittura nuovi giochi che arriveranno l'anno prossimo. Telltale Games, per esempio, ha fatto veramente un sacco di annunci interessantissimi, come Tales from the Borderlands e Game of Thrones, a Telltale Game Series, due nuovi giochi in arrivo, per l'appunto, nel 2014. Un altro annuncio che può interessare i fan di Tomb Raider che sono spostati su console next gen è che a gennaio uscirà Tomb Raider Definitive Edition, una versione migliorata sotto molti aspetti grafici. Finalmente avremo dei capelli realistici, in esclusiva, per l'appunto, per PS4 ed Xbox One. E se tutto questo non bastasse, sappiate che sono stati mostrati nuovi trailer barra gameplay per titoli come Titanfall, Destiny, che è stato posticipato qualche giorno fa al 9 settembre, South Park The Stick of Truth e Dying Light. Se volete vedere una lista completa di tutti i vincitori per le varie categorie, vi basterà controllare la descrizione del video. Se invece siete interessati a vedere più nel dettaglio tutto ciò che hanno mostrato ai VGX, vi basterà andare sulla nostra pagina Facebook e scorrere i vecchi post fino ad arrivare a quelli dedicati, per l'appunto, ai VGX. Il link è, come sempre, in descrizione. Ricordate quel titolo che sorprese tutti quanti durante la conferenza Ubisoft nelle 3 di quest'anno? Ma sì, dai, quello in terza persona che sembrava una gran figata. Ci abbiamo pure dedicato un video su Chimba. Beh, dovreste aver capito che stiamo parlando di The Division. Ve ne parliamo perché una delle tante cose che hanno mostrato ai VGX è stata proprio una sorta di tech demo in cui sono state evidenziate le potenzialità del nuovissimo motore grafico dedicato, Snowdrop. Come possiamo intuire dal nome dell'engine, una sua peculiarità è quella di simulare in tempo reale la caduta della neve e gli effetti particellari. Inoltre, da quanto si può vedere dai trailer, anche la parte fisica risulta estremamente realistica. Ad esempio, per uccidere un nemico nascosto dietro un'automobile, basterà ingegnarsi sparando alle gomme della stessa, in modo da farla abbassare e successivamente freddare, visto che siamo in mezzo alla neve, il nemico. Lo so, le mie battute sono fantastiche come sempre. Ma passiamo al mondo delle console portatili. Terraria, amato titolo bidimensionale a cubetti, giocato finora da tutti i giocatori su PC e su console fisse, sarà reso disponibile anche su PlayStation Vita. Infatti la Sony ha dichiarato che il titolo sarà reso disponibile su PlayStation Store il giorno 11 dicembre per quanto riguarda l'Europa e il giorno 17 dicembre per quanto riguarda l'America, e porterà con sé anche un importante aggiornamento che renderà possibile sfruttare la compatibilità crossplay con PS3. Konami ha finalmente annunciato la data di uscita di Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, che sarà reso disponibile su PS3, Xbox 360 e sulle console della nuova generazione il 18 marzo 2014. Questo Metal Gear Solid ci venne presentato come prequel di The Phantom Pain ed introdurrà elementi della storia che metteranno in contatto The Phantom Pain con i capitoli precedenti. L'idea di sviluppo del gioco, dice il creatore della serie, Hideo Kojima, è quella di creare un gioco open world con vaste ambientazioni e una grande interattività con le condizioni atmosferiche e del ciclo giorno-notte, che giocheranno un ruolo molto importante. Appunto, parlando delle novità che ci attendono per la primavera dell'anno prossimo, avremo a che fare con un altro grande titolo che esce ogni volta che esce una nuova console non portatile di casa Nintendo. Non potevo spiegarmi peggio. Ebbene sì, gli appassionati della serie sanno già di cosa sto parlando. Il titolo meno commerciale e più divertente che si possa trovare sul mercato dei giochi picchiaduro platform. Sto parlando di Super Smash Bros. 4. Questo titolo sarà infatti proposto al mercato europeo, come alcune voci dicono, il 4 aprile.
anche se sinceramente ci credo poco. Questo gioco presenterà diverse novità dal punto di vista del single player e introdurrà nuovi personaggi dei quali tre sono stati già rivelati. E quindi che dire, ci tocca aspettare per mettere le mani su questo spettacolo di gioco. Rockstar ha inoltre dichiarato che un DLC di GTA V verrà rilasciato nel prossimo anno. Per coloro che sono pronti a fare un salto indietro per immergersi nuovamente nella storia di Grand Theft Auto V, abbiamo grandi piani per introdurre elementi importanti nel 2014, continuando le avventure di Michael, Franklin e Trevor. Queste le parole scritte dalla casa di sviluppo americana ieri sul loro blog ufficiale. Per gli amanti del gioco di squadra, Rockstar rilascerà anche la beta per il kit, se così si può chiamare, di creazione di deathmatch e di gare per GTA Online personalizzate. Inoltre, verranno rilasciate anche nuove novità, ma sti giochi di parole, ragazzi, non le trovate da nessun'altra parte, riguardanti la modalità Heist. Insomma, non so come si dice. E queste novità usciranno nei primi mesi dell'anno che verrà. Non ci resta che aspettare. Come molti di voi sapranno, Call of Duty e gratuito sono due termini che difficilmente si trovano nella stessa frase. Activision però ha reso pubblico che per questo Natale tutti noi troveremo un regalo sotto l'albero. Un pacchetto di personalizzazione per armi che includerà una camo natalizia, un reticolo per il mirino a forma di fiocco di neve, uno sfondo per il giocatore ed una player card. Insomma, mancano soltanto gli elfi a questo punto. Il pacchetto sarà disponibile gratuitamente su Xbox One, Xbox 360 e PC il 12 dicembre. Sulle console Sony, invece, sarà disponibile il 18 dicembre. Ed eccoci arrivati alla fine di questo nuovo episodio di VG News. Ormai siamo a 38 episodi, ragazzi, ma wow, stiamo andando avanti da tantissimo. Comunque, non mi resta altro che darvi la buonanotte se lo state guardando di notte, darvi il buongiorno se lo state guardando appena svegli e darvi il buon pomeriggio se lo guardate a metà giornata. In ogni caso, ricordatevi che le vostre opinioni per noi sono veramente importanti, quindi fateci sapere cosa ne pensate a riguardo delle notizie di cui abbiamo parlato oggi nei commenti qui sotto. Ricordatevi che se volete seguirci ancora più attivamente potete andare a mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook e followarci su Twitter e Google Plus. Anche se su Google Plus non credo si dica followare, ma credo si dica più unami, perché sì, ci sono queste cose di più uno, bellissime. Quindi niente, anche per oggi qui da Gabba è tutto, ci si vede al prossimo video.